vera crescita straordinaria al Pantofola d'Oro. Eccolo qua. Un'infiammazione al metatarso del piede e praticamente non riuscivo a calzare le scarpe normali. Allora insieme al dottore Martino che mi ha supportato in una maniera incredibile, siamo riusciti a trovare una scarpa insieme appunto a questi della Pantofola d'Oro per potervi farmi sentire meno dolore, perché ogni partita era veramente una sofferenza. Io spesso sono andato in campo con delle infiltrazioni al piede, perché veramente, cioè, era il metatarso proprio sotto la pianta del piede e praticamente era difficile correre, era difficile calciare, e praticamente io mettevo anche il piede un pochino storto, poi dopo avevo problemi alla schiena, avevo problemi ai tendini, cioè se non avevo, sì, è vero. È un modo di capire questa situazione, non potendo camminare, volare. Il fatto che tu non riesci ad avere una postura abbastanza corretta, è chiaro che mi risente un po' tutto il corpo. Ma me l'ha insegnato il dottore Martino. Allora, fammelo dire, stamattina sono arrivato alla Lamezia Terme sull'aereo, c'erano due importanti influenti rappresentanti delle istituzioni al massimo livello. Allora, conoscevo uno che faceva, guarda, fatti il ritratto, andiamo a Cosenza, dove vai? Vado a Catanzaro, cosa vai a fare? Dico, vado perché è così, così. Ah, quello si è illuminato. Per favore, salutami Palanca. Comunica naturalmente a Palanca. Come un influente personaggio dello Stato che dice 36, ho detto, diamo su 36. Erano là che vanno illuminati. Tanto che ho detto, te invece di andare a fare la venite con me, io ti faccio incontrare Palanca. Ahimè, il dovere ci chiama. Così è la storia. Dopo tutto quello che ho detto ai miei compagni, è chiaro che è difficile trovare qualcos'altro da dire per poter esprimere tutta la riconoscenza che noi abbiamo verso di voi. Per la mafia, l'unico che ha segno di vecchiaia questo, eh. Cioè,
devo ringraziare, se io ho fatto qualche cosa nel calcio, è chiaro che lo devo soprattutto a tante persone, chiaro, però soprattutto a tutti i miei compagni che mi hanno dato questa possibilità. E dato che questa è una serata dedicata al Presidente Gerardo, è chiaro che è stato lui che mi ha voluto qui a Catanzaro, lui che mi ha aiutato per i primi anni che io ho avuto un po' di difficoltà, e lui più che un Presidente